Rebecca. Ciao. Da quando avevo 12 anni che ero nelle baracche e da lì che sono andata a vendere i miei disegni in giro ai locali. Sempre da sola? Sì, un po' da sola a vendere i miei disegni, sempre io da sola che portavo i miei lavori, perché secondo me era meglio che i miei lavori che io ho fatto è meglio che li metto vicino al mio petto, al mio cuore per venderli, per dare alla gente un pezzo, parte del mio cuore. Era anche una situazione pericolosa da fare? Sì, soprattutto quando io a Milano sono andata in giro ai locali alla sera, la gente mi buttava via dai locali perché mi urlava addosso e perché diceva che di andare via perché pensavano che facessi un'altra cosa e non mi lasciavano vendere i miei disegni. Non capivano che eri lì anche semplicemente per appunto solo vendere i tuoi disegni? Non li guardavano? No, altri una volta sono andata in Duomo e sono andata in un posto, un bodyguard ha preso i miei disegni e me li ha strappati tutti. Me li ha strappati e mi ha buttato via. Allora io sono rimasta malissima. Ci credo. Allora, non tutto vendo perché ce l'ho dei pezzi che li faccio però non li do a nessuno perché mi sono affezionata così tanto che li nascondo sotto i materassi, sotto il tappeto, sotto... Ma perché hai paura che te li rubi, che te li portino via o si rovinano, cosa sì, del genere? Perché noi in casa siamo in 10, in nostra famiglia. In 10? Sì, e allora con i nipotini, con i miei fratelli, ho paura che me li strappano dalla parete, che me li rovinano. Perciò lì nascosto una cartellina sotto il materasso. Il tuo tesoro. Sì. Sei fatta il tuo tesorino. Spesso dipingi certe scene, no? Lo stesso soggetto. In particolare c'è un soggetto, un paesaggio che tu dipingi, appunto questo verde, queste colline, queste palme spesso, e un fiume. Sempre un fiume abbastanza in movimento, ma molto bello direi. Sì. È un po' un luogo in cui sei stata o che è della tua fantasia, un luogo che ti sei inventata tu? Che lo fai spesso, ho notato. Infatti. Sì, perché questo qua è, per esempio questo si chiama La libertà del mondo. La libertà del mondo si chiama perché praticamente le palme rappresentano la pace e poi il lago rappresenta come il lago della vita e questo posto è l'immaginario dove io mi immagino di essere un giorno felice nella libertà del mondo. Allora, a volte la carta la prendo anche dai bar dove si mangiano il cibo. Le tovagliette? Sì, carta. Le tovagliette di carta e a volte, non sempre, quando non c'ho più i fogli. Prendo quelli e poi per i colori, quando non c'ho i colori, prendo la terra, l'erba, i fiori, perché a volte non sempre posso avere i colori come desidero. Ma hai mai venduto dei quadri, dei disegni fatti con la terra, i fiori e l'erba? Sì, alcuni sì, ma pochi. Quelli là anche li tengo per me anche, come tesori a volte. Perché con il tempo che passa si cambiano. Ah. E quello rappresenta, il vaso rappresenta come la nostra vita. La nostra vita è un po' particolare perché c'ha quei filini di se si rompe qualcosa, perciò è molto fragile. E rappresenta che queste donne vanno nel fiume della vita, nel fiume dell'acqua della vita, prendono quest'acqua della vita e la portano alle persone che ci hanno bisogno. Perciò quello rappresenta la cura, perché l'acqua è la cura, è la vita. Sì, mi piace tantissimo Frida Kahlo perché era una donna e ha saputo come usare questa cosa del cuore, i colori così forti, il suo ritratto così meraviglioso. E poi Basquiat perché era straniero e è meraviglioso perché
ha saputo proprio usare la parte. Cioè, adesso per me è un po' meglio perché appunto sto facendo queste cose, i disegni, sto facendo questa mostra a Londra. Io vai anche a scuola adesso? Sì, vado, faccio liceo artistico Boccioni, perciò mi sento meglio per me. Però nonostante questo c'è un problema per la mia famiglia, perché noi abbiamo questa casa, abbiamo 10 persone e non abbiamo il scaldamento, non abbiamo le piastrelle. Alla sera, all'inverno fa freddo e non abbiamo le coperte, non abbiamo, viviamo un po' difficile per la mia famiglia, però andiamo avanti perché penso che l'arte ci potrà un giorno cambiare. Infatti quando mi sentivo male, quando avevo freddo, prendevo la matita e o un colore e facevo così per poter sfrenare le dita per fare il caldo. E c'è qualcun altro della tua famiglia che piace disegnare o ti segue un po' in questo o no? Nella mia famiglia nessuno non disegna, però mio fratello suona la fisarmonica. Bravo? Sì, molto bravo. I miei genitori mi piacciono come disegno, fortunatamente non sono in contra per dire non disegnare questo. Sono molto contenta che i miei genitori gli piacciono anche loro l'arte. E vedono che comunque stai avendo del riconoscimento per le cose che fai, no? Esatto, anche perché vedono che con l'arte porto qualche soldino a casa per mangiare, per comprare del patate dal mercato, qualche cosa, allora loro si sentono anche un po' meglio, perché almeno c'è da mangiare, è importante avere in casa. Direi assolutamente. Beh, complimenti Rebecca, io adoro molto quello che fai da un po' di anni. Sì. E sono molto felice per te, per cui ti seguirò. Ti starò vicino in questo bel percorso. E vi ringrazio, ringrazio John e ringrazio anche te tantissimo. Figurati. Perché senza di te non avrei fatto questa cosa. E tutta la mia vita mi ricorderò, giuro che mi ricorderò di voi. Ciao Rebecca, grazie mille. Ciao.